Ciao ragazzi, benvenuti e bentornati in questo nuovo video del vostro palazzone. Oggi finalmente si apre la nuovissima Ultra Premium Collection di Mew D151, completamente diversa rispetto a quella di Charizard e di Granfesta perché è molto morbida, perché evidentemente manca della plastica a bombarlo. Una Ultra Premium che personalmente mi piace un sacco, quindi ciancio le bande. Vi ricordo che per tutti i prodotti di 151, Pokémon in generale, ma anche videogiochi, Funko Pop, statuettine, tutto quello che volete, col codice Palazzo da Game Over è il 10% di sconto su prezzi che già sono bassissimi. Trovi il link qua sotto in descrizione. Mi raccomando, vai subito a cliccarci e trovi anche il gruppo Telegram per discutere e vendere tutto quello che vuoi a tema Pokémon del palazzone. Andiamo a togliere la nostra plasticona che abbiamo sopra l'Ultra Premium, che ragazzi non entra nell'inquadratura del telefono. Ma adesso ovviamente ve la faccio vedere nel dettaglio. Se avete dubbi sul comprarlo o meno, vi assicuro che è veramente una figata clamorosa. Togliamo qua il nostro cartone. Questo è il nostro Mew enorme che abbiamo qua davanti, molto più soft e light. La tiriamo su. La tiriamo su e in pratica il Mew Gold, che invece che essere qua è letteralmente volato qui davanti. Come iniziare bene? Queste dunque sono le promo che troviamo all'interno dell'Ultra Premium Collection. Mi sembra messa molto meglio rispetto a quelle di Charizard, eh? Devo dirvi la verità, mi sembra molto molto bella, è anche più soft, più light. E queste sono le nostre due carte promozionali, ovviamente sealed, peccato per queste che l'hanno messa come promo, ma è una carta clamorosamente spettacolare. Le mettiamo qua, ragazzi, come fate a non acquistarla da Game Over Treviglio ad un prezzo che è 130 euro spedito, una roba del genere, 135 euro spedito? Prendetela subito. Qua abbiamo i nostri 16 pacchettozzi, iniziamo subito, tagliamo la testa al toro. Vi ricordo che Game Over Treviglio codice parte 10% di sconto, e vi sfido, perché se questo video dell'Ultra Premium arriva a 200 mi piace, ne apriamo un'altra in 60 secondi però. Quindi andiamo subito col primo pacchettino, uno Squirtle. Cosa ci manca da pullare? Ovviamente il God Pack, perché oggettivamente non l'ho ancora trovato. Nidorino, Exeggutor, prima Reverse, Mr. Mime, prima Rara, signor Psyduck, Aerei, e dietro un Arbokex, che mettiamo subito qua. Si inizia molto bene. Qualche codicino lo darò, qualche altro codicino non lo darò perché li regalano un amico. Prossimo pacchettino, ragazzi. Andiamo. Nessun take. Krabby, Sanshoryu, un Ultra Premium, ragazzi, che vi dico la verità, mi piace molto. Mi piace più delle altre. Sarò strano io. Venomoth. Dietro abbiamo un bellissimo Omastar, un Grimer ed infine un Machamp. Questo codicino ve lo regalo. Forse perché hanno messo meno quantità di plastica, sembra un po' più light, un po' più soft, però vi assicuro che al tatto è anche abbastanza carina, e soprattutto il prezzo che vi fa Game Over, ragazzi, non potete non prenderla. Arcanine, Kingler, Hitmonchan, Reverse, Jigglypuff e dietro un Aerodactyl. Cerchiamo anche di capire, in base a questo video, quindi se siete interessati ad acquistarlo o meno, vedere un po' più o meno com'è il pool di questo Ultra Premium. Ho visto pullare una media di due full art tra alternative e full art normali, quindi vediamo se anche il palazzone si conferma su questa media o meno. Raticate, Farfetch Reverse, Magneton e dietro un bel Moltres. Prossimo pacchettino. Al momento abbiamo pullato semplicemente un Psyduck, Aerei e nient'altro. Qua facciamo un bel take invece. Energia Erba, Ekans, Cubone, Vulpix, Caterpie, Machoke, Dewgong, Hitmonchan, prima Reverse, Golduck. Dietro abbiamo un Ivysaur ed infine un Omastar. Ma quanti di voi hanno trovato il Gold Pack? Voglio saperlo qua sotto nei commenti. E ditemi anche chi ha acquistato l'Ultra Premium Collection, perché io so che moltissimi, moltissimi di voi stanno provando a fare il master set di questo set, che secondo me ci sta anche alla grande, considerando che una carta potenzialmente costosa come Mew è una promo. Avanzi, Koffing Reverse, Jigglypuff e dietro un Gengarone olografico. Stiamo per finire la prima parte degli 8 pacchetti, ne mancano due, compreso questo, e al momento non abbiamo pullato nessuna carta succulenta. Perfetto. Seeking, Butterfree, Lapras, io voglio un God Pack. Dietro a Cloyster abbiamo un Paras ed infine un Wizzingone. Ultimo pacchetto del 50% dell'Ultra Premium Collection, che al momento non ci ha dato grosse gioie, devo essere
purtroppo onesto. Energia, passo e fuoco, Nidoran, Gastly, Paras, Voltorb. Vi ricordo che nel momento in cui voi vedete questo video, ovvero venerdì, la sera saremo alle 21 in live su Twitch. Trovi anche questo il link in descrizione. Dietro a Marge abbiamo uno Slowpoke, un Wartortolone, prima Full Art, purtroppo non è Charizard, ma è un bel Ninetales. Quindi il 50% si conclude con una R, una Full Art e una X normale. Andiamo con gli altri 8 pacchetti dell'Ultra Premium. Primo pacchettino della seconda parte. Vediamo se ci nasconde, io spero almeno un alternative, insomma, nell'Ultra Premium. Non dico tanto, almeno una. Poi, come sempre, fortuna o meno, però... Dietro a Dugtrio abbiamo un bellissimo Ponyta, un Dratini ed infine un Zapdos X. Quindi, altro pull, ma purtroppo le cose succulente, le alternative, le full art, quelle che piacciono a noi, al momento ancora non sono uscite. Trichettina 1, Energia Fuoco, Paras, ci vorrebbe un bel Charizard X alternative. Slowbro, Machoke, dietro abbiamo un Dugong, prima reverse, Hunter, seconda reverse, Sidra ed infine un Machamp. Può essere che ci siamo beccati l'Ultra Premium un po' mezza fallatina, purtroppo in negativo? Speriamo ovviamente di no. Io spero che un alternative ci sia, almeno una gold. Doduo, Clefable, Tentacruel, Hitmonlee, prima reverse, Pinsir, seconda reverse, Gastly e dietro un Aerodactyl. Anche in questo caso nulla. Andiamo con gli ultimi 5 pacchetti. Al momento Ninetales X Full Art, una AR, 2 X, non è un buon bottino di guerra al momento. Vediamo con questi 5 pacchettini. Seeking, Butterfree, Primeape Reverse, Ivysaur e dietro, mamma mia, Valeria Marini in versione X. Ma con tutte le X che posso trovare, queste due mi devono uscire. Quindi in realtà due full art sono uscite. Purtroppo non sono Pokémon molto stuzzichevoli, devo dire. Vediamo se questi ultimi pacchettini nascondono qualcos'altro. Meo, Executor, Benda Rigida, Graveler, Staryu. Dietro a Staryu abbiamo un Tangela. Oh! Trasferimento di Bill! Tre full art nell'Ultra Premium Collection. Non esce sempre la cosa succulente, però vi devo dire la verità. Ci possiamo stare. Andiamo con gli ultimi tre pacchetti, ragazzi. Vi ricordo che lasciamo un bel pollicione che non vi costa assolutamente niente. Graveler, Visiera Protettiva, oddio, ne andate su due. Venomoth, dietro abbiamo un Graveler ed infine un Weezing. Ultimi due pacchetti. Dai, gli ho dato un bacione. Facci trovare queste alternative. Clefairy, Machop, Porygon, dacci questo New Gold per concludere. Dietro a Tentacool abbiamo uno Squirtle Reverse, Grimer Reverse ed infine un Kabutops. Ultimo pacchetto dell'Ultra Premium Collection, che ti ricordo puoi trovare su Game Over 3 video di un prezzo favoloso col codice Palaz. Ultimo, questo perché è girato, non si sa. Ultimo pacchettino, Energia Base, Meo, ce lo gustiamo, Clefairy, Machop, Tentacruel, Snorlax, dammi un God Pack. Oddio, ho tirato su anche l'altra. Magnemite Reverse, Ditto Reverse ed infine un Nidoking. Questo è il bottino della nostra Ultra Premium Collection. 3 Full Art, purtroppo abbastanza merdose, una R e 2 X. Vi dico la verità, pensavo peggio, speravo almeno un alternative che oggettivamente non abbiamo trovato, ma tutto sommato va bene. Mi raccomando, passa a Game Over 3 Video dal gruppo Telegram, un salutone, ciao ragazzi.